Vediamo ora il pronome relativo in latino. Lo facciamo leggendo una vignetta in latino. Nella prima vediamo un cane, piuttosto arrabbiato, che ringhia a un povero soldato romano aggrappato ad un ramo. Arriva un personaggio e fa la battuta, commenta: "Canis qui latrat non mordet." È un classico modo di dire: il cane che latra, cioè che abbaia, non morde. In questo caso abbiamo usato il pronome relativo qui, il cane che abbaia. Ovviamente in questa frase il pronome relativo è anche il soggetto della relativa, qui latrat. Qui latrat non mordet. E il soldato risponde: lo so bene, bene scio. E l'altro personaggio: sed scitne hoc proverbium canis tuus. Il problema è: ma il tuo cane, canis tuus, scitne, cioè conosce questo proverbio? Guardiamo ora quest'altra vignetta. Il bambino dice: me iuvabit Marcus, quem amicum puto. Traduzione: mi aiuterà Marco, iuvabit me Marcus, quem amicum puto. Ora, cosa è cambiato rispetto alla vignetta precedente? È cambiata la forma del pronome relativo, perché qui non abbiamo usato il nominativo, ma l'accusativo. Perché l'accusativo? Perché il soggetto della relativa non è identico a quello della proposizione principale me iuvabit Marcus, ma è un altro, è un io, o meglio un ego sottinteso. Quem ego amicum puto, cioè che io ritengo, considero un amico. E veniamo alle frasi. La prima: vir qui venit Marcus est. L'uomo che arriva è Marco. Il primo periodo è formato da due proposizioni. La principale è vir Marcus est. L'uomo è Marco. E la subordinata relativa è qui venit, che viene. Quindi il pronome relativo è riferito al soggetto della principale, vir, con il quale concorda ed è quindi di genere maschile e numero singolare. È in caso nominativo perché svolge la funzione logica di soggetto del predicato venit. Qui nominativo, soggetto. Esaminiamo invece questo secondo caso. Puella quam salutavi Clodia est. La ragazza quam che ho salutato, salutavi, è Clodia. Anche il secondo periodo è formato da due proposizioni. La principale è: la ragazza è Clodia, puella Clodia est, e la subordinata relativa è che ho salutato, quam salutavi. Il pronome relativo quam è riferito al soggetto della principale, che è puella, col quale concorda ed è quindi di genere femminile e numero singolare, ma è in caso accusativo perché nella relativa svolge la funzione di complemento oggetto, retto dal predicato salutavi, dal momento che il soggetto sottinteso della relativa quam salutavi è ego, io ho salutato, la quale.